Benefici dell'aglio e rimedi contro l'alitosi. Da sempre l'essere umano cerca rimedi naturali per migliorare il suo stato di benessere e di salute e molte volte abbiamo degli ottimi rimedi nella cucina di casa. Molti alimenti e spezie sono in grado di migliorare l'efficienza del sistema immunitario. L'aglio è uno dei più efficaci. Ebbene sì, è un rimedio secolare. Aiuto! Poi si sente a distanza. Ti dirò io come fare per il suo famoso effetto collaterale. I riferimenti storici a questo rimedio della medicina popolare non mancano, anzi sono tantissimi. Nell'antico Egitto il faraone lo dava come stimolante agli schiavi durante la costruzione delle piramidi. Plinio il Vecchio racconta che nell'antica Roma veniva dato ai legionari contro le malattie infettive. Nell'antica Grecia veniva somministrato agli atleti delle Olimpiadi per dare energia e resistenza. Nel Medioevo veniva usato come antisettico contro le punture di insetti e morsi di animali, ma anche come lenitivo per i dolori dovuti ai calli, per l'insonnia e la sordità. Nel 700 era considerato un rimedio contro la tosse, l'asma e uno scongiuro della peste. Nella medicina ayurvedica indiana è usato per accrescere la forza e come ringiovanente. La medicina moderna lo considera utile come antibiotico grazie a 4 principi attivi tra cui allicina e garlicina. L'aglio come antibiotico? Non lo sapevo. L'interessante deve ancora venire. Come riportato in diversi studi scientifici, tra cui quelli dell'Università di Adelaide in Australia o del King's College di Londra, l'aglio ha tutte queste meravigliose proprietà. 1. Antiossidante. L'aglio contiene selenio, vitamine del gruppo B e C, solfuri in grado di contrastare i radicali liberi. 2. Chelante. Sembra che i solforati contenuti nell'aglio riescano a legarsi alle molecole di mercurio, piombo e cadmio, aiutando l'organismo a liberarsi dei metalli pesanti. È quindi disintossicante. Antibiotico. Ci protegge dai malanni di stagione come raffreddore, febbre, influenza. Antiipertensivo. Grazie all'allicina, l'aglio contrasta la pressione alta. Questo principio attivo lo rende un anticoagulante perché contrasta l'aggregazione piastrinica e quindi coaguli pericolosi nel circolo sanguigno. 5. Antielmintico. Grazie alle sue proprietà vermifughe, disinfettanti e antibiotiche, contrasta lo sviluppo di un gran numero di vermi intestinali, come per esempio gli elminti. 6. Diuretico. L'aglio è sfruttato in forma di infuso per le sue proprietà diuretiche. 7. Tonico. Migliorando la circolazione e con la sua azione mirata sugli ormoni sessuali, risulta un tonico sessuale maschile. 8. Antitumorale. I composti disolfuri e aioene contenuti nell'aglio riescono a contrastare lo sviluppo di cellule cancerogene. 9. Antidolorifico. Ottimo rimedio per le artriti e i reumatismi grazie al solfato di allile che migliora la funzionalità delle articolazioni. Wow, aglio miracoloso! Ma che mi dici del problema dell'alito? Ecco 4 facili trucchetti per non rinunciare a priori. 1. Al momento della preparazione, private l'aglio del piccolo germoglio verde centrale che si estrae facilmente. 2. L'olio extravergine di oliva può aiutare a neutralizzare l'odore assumendolo insieme all'aglio crudo. 3. Masticare mele o carote vi aiuterà a eliminare il solfuro di allile che dà il caratteristico odore all'alito. 4. L'alito cattivo si contrasta mangiando spinaci, prezzemolo, menta e bevendo tè verde o latte insieme all'aglio. 5. Bere una limonata con acqua calda, succo di un limone, mezzo cucchiaino di bicarbonato, una bustina di stevia. Attenzione, come sempre, non abusare. Ci sono alcune controindicazioni. È sconsigliato a chi soffre di iperacidità gastrica, dermatosi, pitiriasi, malattie gastrointestinali ulcerative e croniche e in caso di congestione polmonare con tosse sanguinolenta e febbre. Nel mio canale trovi moltissimi trucchi e ricette per consumare altre spezie e mangiare sano. Per vedere tutti i video, iscriviti al canale, è semplice, basta un click. Vivi consapevole e curati con la natura. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!